qui Shurma. Siamo riusciti a partire comunque in orario, anche se stavamo facendo tardissimo. E let's go. Allora, fatemi aprire un attimo la live. Ed eccoci, pronti a partire e a continuare l'avventura di oggi pomeriggio. Let's go. Allora, clicchiamo sul tasto continua. Lotta comune. Let's go. Yes. Allora, intanto vediamo un po' se riusciamo a racimolare un po' di cioccolata per tenerci compagnia al meglio. Abbiamo un fondente Novi con scorzette di limone, cristalli di zenzero, alto livello. Let's go. Allora, parliamo con il nostro amico che voleva proporci un affare scottante, però noi stiamo morendo qua. Amico mio, dammi il tempo di andare a mangiare qualcosa. Poi torniamo da te, subito. Allora, let's go, let's go. Che odorino di limone. Interessante. Allora, cibo. Eccoli qua. Ci sono due ristoranti qua dietro. Andiamo a mangiare un po'. Oh no. Ci hanno beccato questi tre qua dietro. Iare, iare. Ah, sono quattro. Cazzo, ne siamo mezzi morti. Perfetto così. Let's go super combo. Prendiamo gli oggetti e corriamo a mangiare. Qui, qui. Pare inquietante. Salve, bro. C'è qualcosa di decente? Ma non c'è un cazzo di decente, bro. Dimmi che questo a fianco al mio barlusco. Ok, sottaceti. Sai, tutti i tipi di sake, follia. Vabbè, questo qua, vai. Ci beviamo comunque un po' di sake per arrivare al massimo della nostra vita. Oh, oh. Sono senza parole. Let's go. Un osso. Torniamo al sensei. Se possiamo chiamarlo così. L'amico mafioso qua sotto. Che ci insegna a sparare. Eccolo qua. Ciao bro. Pronti? È un assassino, devo prepararmi. Ora vado. Conto su di te, Hajime. Let's go. Lurcheggio fortissimo. Bacini, che stai combinando con il lurcheggio fortissimo? Ciao amichina. Che hai mangiato? Che combini? Che lurcheggi? Mi dica. Piripipipi.
andiamo a controllare questo omicidio. Mi sto vedendo Lydia Poet mentre disegno. Chi è Lydia Poet? Che disegni? È qui che dovevano essere. E tu chi diavolo sei? Ho sentito che c'è stato un po' di trasbusto da queste parti. Tutto risolto ora? Oh, sì, era un gruppo di ragazzi che si faceva mai con Bernia Urayama. Mamma ha fatto pollo con limone e polenta per buono. Disegni. Disegno. Seretini che tu sai. Segretini? Un disegno segreto che io conosco addirittura. Un segreto perduto ormai. Linda Poet, avvocato donna nel 1900. Tipo, ah, ok. Capisco. E chi sarebbe esattamente? Li stai cercando cosa? Salve, salve Batisco, come va, come va? Che hai cenato di buono? Cosa hai mangiato? Io ho mangiato, che ho mangiato io? Io ho mangiato la frittata di patate, altissimo livello frittata di patate. Questo è peccato, gli ordini ben precisi. Vogliono, morire tutti. Grande Miki. Andate a seguire tutti quanti Batisco, anche se al momento siamo soltanto io e Miki e già lo seguiamo. Amici di YouTube, andate a seguire The Viewpoint su Twitch, per forza. Tocca. Mi è stato detto di portare chiunque venisse a fare domande sulla compagnia. Ok, in realtà mi hanno detto di aspettarmi dei Ronin testarti. Beh, sei pulito, più pulito di quanto pensassi. Naruhodo, sono caduto in trappola. Che non ci puoi seguire? Sì, sì. In questo caso, che ne dite di regolare i conti? Eccolo là. Il nostro amico Mafia Man. Che buona fritta di patate. Sì, buonissima fritta di patate. Top. Chi ha invitato lo straniero? Tutto a posto. Mangiato la carne al ragù di ieri. Comunque ho iniziato zero. Top, top. Grande Batisco. Mo sì. Che si gode. Pensavo che non si sarebbe fatto vedere. Tanto qui mangio un cioccolato fondente Novi al limone e zenzero, particolarissimo. Diciamo solo che oggi abbiamo avuto entrambi un colpo di fortuna, Acime. Non ho intenzione di vedere un amico affrontare la forca senza rinforzi. Per essere un trafficante d'armi ha buon senso dell'onore. Lo prendo per inconvenimento, samurai. Trovate anche una mod per la traduzione in italiano. Top! Super top. Vabbè, io li ho giocati tutti quanti in inglese praticamente, perché quello passava allo Stato. Diciamo che da Yakuza 7 hanno iniziato a tradurlo in italiano, se non sbaglio. O dal 6. Comunque ce l'hanno messo un bel po' prima di farli arrivare qui, Yakuza. Per questo non sono tradotti. Che di cosa stanno parlando questi due? Non volete seguirci in silenzio? Vi beccheremo entrambi? Devono fa. Lo di gioco è qui, abbiamo finito di parlare. Al diavolo, uccidete il samurai e lo straniero così lo quace. Però sono poche cose tradotte alla fine. Ah, ok. Quindi è un po' tradotto. Vabbè, però è abbastanza comprensibile, direi, l'inglese di Yakuza. Io ci ho imparato un sacco di parole in giapponese giocando a tutti gli Yakuza. Picchiati tutti. Gran combo. Divino. Sì, 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 decisamente base. Si va tranquilli proprio. Che diavolo è successo? Tutti quei proiettili. Guarda, a te parlare. Lavorate per la compagnia Urayama?
No, lo giuro, ci hanno assunto solo per stannare le persone che chiedono di loro. Non so nient'altro. Avrete un posto dove portare i prigionieri una volta che li avete presi, no? Dove si trova? Siete a legarli a certi sotto un ponte. Ok, quindi andiamo a legarci sotto un ponte adesso, facciamo finta che ci hanno preso. Altrimenti a questa parte, forza. Dobbiamo andarcene da qui. Ok, maledizione. Let's go. Maledetti Urayama, furbi come sempre. Cosa stanno tramando questi ragazzi per essere così prudenti? La compagnia è un racket mercantile. Diavolo. Racket è un nome troppo fin troppo gentile per loro. Fanno già vendere merce straniera gonfiando i prezzi a gente che non sa niente. Ovviamente si sono fatti dei nemici. Quindi hanno una lista di assassini sul libro paga per zittire chiunque faccia storia. Sembrano dei venditori davvero disdicevoli. È stato uno di quegli assassini a uccidere mio amico e fratello. Simon. È detto che è stato ucciso davanti ai tuoi occhi. All'epoca non ero nel business delle armi, vendevo solo cibo e altre merci all'estero. Simon era un magistrato a Nagasaki. Non mi ha mai trattato come uno zotico americano. Mi ha aiutato, finendo col diventare mio amico. Mi piace pensare che sapesse che ero venuto qui con le migliori intenzioni. Volevo aiutare il Giappone a vedere quello che il mondo aveva da offrire. Comincio a capire. Hai gestito un'attività onesta, quindi Simon ti ha trattato benevolmente. Che probabilmente ha ostacolato Urayama. Esatto, vedi, Simon non tollerava chiunque volesse sfruttare la sua gente. Liberarsi di lui e di me era come prendere due piccioni con una fava per la compagnia Urayama. Ma Simon è morto e tu sei ancora in vita. Sanno che sei ancora vivo? Se lo sapessero, sarebbero già venuti qui a finire il lavoro. Già, e adesso? Quegli uomini che abbiamo appena combattuto potrebbero averti. Dire di averti visto. Attendevo questo giorno. È ora di iniziare con gli ultimi preparativi. Grazie per il tatuaggio, Hajime. Torna presto e vediamo cos'altro posso fare per aiutarci a vicenda, ok? Adesso è il tornare presto. Ah, bentornato. Che gli pare qualcosa di nuovo oggi? Va bene. Ho due tecniche per te questa volta. Azz, colpo inverso per scrivarsi addosso i nemici alle spalle. E la mano del morto per disarmare quelli che ti stanno davanti. Ok. Mettiamoci al lavoro. Chiama i ragazzi. Vai, chiamali. Tutti pronti? All'attacco! Tatakae! Tatakae! Vediamo un po' come si fa. Allora, muovo all'indietro e prima di sparare vedere i nemici alle spalle. Ok, colpi consecutivi, sparare direttamente al nemico per fargli vedere l'arma. Ok, disarmato. Niente, quello non si disarma. Morto, ok. Tieti, scoppi, scoppi. Sparatissimi. Great, grande, sapevo che si sarebbe legata al volo. L'abilità mano del morto è stata sbloccata. E anche l'altra. Ah no, soltanto una. Te puoi mettere in una prova le tue abilità. Bene. Tu abbatta ogni nuovo che ti scaglio contro entro il limite di tempo. Devi essere riuscito a sparare con precisione. Ok. Mi aspetteranno, quindi non perdere tempo. Hai 60 secondi per farne fuori 20. Va bene, preparati all'attacco. Ok, andiamo. Spariamoli tutti.
pure ninja. Ok, questi qua sono un po' più tosti. Cazzo, se è tosto questo. Ok. Ci abbiamo fatto giusto giusto. Ah, ah, ah. Santi numeri, ragazzi. Doveva essere una sfida. Ok. Riesci quando vuoi. La tua precisione può solo migliorare man mano che ci lavori. Ricevuto. Quali sono gli sviluppi? Quindi, ragazzi, andando ora dobbiamo procedere con cautela. Partiamo dal presupposto che ci hanno scoperto. Ok. Agime. Quando saremo pronti a stare ai tuoi figli, buona donna, posso contare sul tuo aiuto. Perché mi vuoi trovare sul figlio? Perché sei troppo forte. Ti ho visto combattere. Non sei solo forte, ma sai anche mantenere la calma quando serve. I miei ragazzi sono allenati, ma non hanno mai affrontato un vero combattimento. Della tutta, la compagnia ne ha quasi ucciso una volta. Ho paura. Se fosse solo per vendetta personale, probabilmente non mi farei coinvolgere. A quanto ho visto, non mi si tratta di Meror ancora. Sì, sono figli di puttana proprio. Così che tu desideri vendicarti, Simon, ma la sensazione è che tu voglia anche impedire che faccia il male a qualcun altro. Credo sia così. Passavo molto tempo dalla morte di mio fratello. La compagnia Urayama ha continuato a distruggere e uccidere da allora. Tutto sommato potresti essere l'unica persona che può fermarli. Ora capisco perché potresti aver paura. Va bene, conta su di me. Davvero? Quando sarà il momento, fammi sapere. E affronteremo insieme. Sono grato, Hajime. Per essere un uomo con gli occhi del diavolo e un animo buono. Questo è il tuo modo di ringraziarmi? Beh. Va bene, allora. Uno dei ragazzi ti contatterà quando verrà il momento. Ok. Ok, quindi non mi dai altro. E loro due, invece? Vendono? No, no. No, mi scoccio di allenarmi con voi. Quest'altro invece? Ah, allenamento, sono tutti allenamenti. Vediamo se c'è qualcun altro dei ragazzi che parla. Ok, tu. Tu sei stato Aishime. William mi ha detto che non so che merce a barattare. Tante cose utili. Il fatto è che noi lavoriamo soltanto tramite baratto scambio, non ci servono i soldi. Chi ci interessa? Ognuna merce unica. Ok. Libro di rivelazione raffica. Ti toschia 5 orsi intagliati nel legno. Ottimo affare, non ti pare? Solo perché sei migliore del capo. 5 orsi. Procedo con lo scambio. Ce li ho? Non lo so se ce li ho. Bene, ho appena scoperto di non poter fare il karaoke perché mi impiccio con i tasti della Switch. No, come ti impicci? Che succede? Patisco. Cotini, ce li ho, se ce li ho glieli diamo. Mi spiace, non hai 5 orsi, dovrei imparare a fare i conti. Ok, non ce li ho. Sto aspettando, ho qui un certificato provinciale del dojo. Questa meraviglia saltò per 10 acquamarine. Non so se ce li ho 10 acquamarine, non penso. Torna quando ce ne avrò 10. Ok. Ho 10 belle pellicce. Ti lascio in cambio una perla. Non penso che ce le ho, però. Che sono tutti invertiti, quindi premo quello. No! Che brutto. Allora. Ok. Quindi sempre lo scambio lo fanno.
E non puoi cambiare i tasti tipo andando nelle opzioni per cercare di mettere quelli uguali. Così non ti esplode il cervello cercando di fare il karaoke. Ho 5-6 grids. Per una perla. Tutte queste perle, che me ne faccio tutte queste perle? Con una perla cremi, sì. Che ne dici? 20 gemme dell'acqua. Non penso che ce l'ho, però. Forse mi sentivo breve. Solo che ci sono. Provo solo che ci sono il loop. Ah, sei in un loop di cutscene. vabbè, ci sta. Probabilmente perché hai fatto la missione karaoke e poi ti trovi praticamente nella trama perché faceva parte della missione. Dopo ci potrai tranquillamente andare, ci sarà un punto dove avrai il gioco libero e puoi andare da tutte le parti che vuoi. Trinità di cavallo. Quindi a questo qua posso dare una perla per la crinia di cavallo. Coda di bestia. Ok, questo qua è un altro che si prende la perla per roba. Tu? Come ha detto, scambio di prendere da chi ho una tessuta se ne fine. 10 gemme del dio dell'acqua, ok. Perfetto, penso che soltanto con te non ho parlato. Tessuto vermiglio. No, ce l'ho già il tessuto vermiglio. Sono contento che ci sia il segui e non devo stare là a camminare fermo a cammina per seguire il PNPC. Ci sta, ci sta. Allora, conta che a livello di anni di uscita, il Yakuza 0 è uscito praticamente. Dopo Yakuza 5. Quindi a livello di gameplay è avanzato. Kiwami e Kiwami 2 sono usciti pure loro, sono usciti praticamente molto avanti perché sono dei remake dell'1 e del 2 che erano per PlayStation 1, se non mi sbaglio addirittura. Però quelli là sono abbastanza avanzati. Ti troverai praticamente 3, 4 e 5 che li troverai molto arretrati rispetto a questi. Perché hanno la loro età, ovviamente, rispetto a questi qua che sono stati rifatti nel tempo. Diciamo che il cambio è abbastanza visibile, però ci si passa sopra tranquillamente. Ho scoperto di averlo nell'account di Steam. Azz, chi uomini nell'account di Steam, top. Chi sei tu? Ah, c'è lo straniero lì. Sembra di aver già visto quell'uomo, sì. Ma pensate, eccolo l'uomo che stiamo cercando. Sta lui a trovarci. Siamo i Kukemei Joey. Se non sei di queste parti, ti uccideremo. Questo discorso non ha senso. Eh? Mi chiamo Crick. Sono giunto in Giappone per portare la conoscenza in campo agricolo del mio paese. Ad essere sincero, le vostre tecniche sono piuttosto arretrate, ma basterà poco a far fiorire l'agricoltura. Sappiate che non posso morire qui per il bene di questa nazione meravigliosa e dei suoi contadini. Se mi ferirete, farete un torto al vostro paese. Sentite cosa affermo, chiudi la bocca, vecchio. Perché questo paese vivrebbe meglio senza manipolatori come te? Vuoi solo riempirti le tasche di denaro e gettarci fumo negli occhi? Non è forse vero? Perché dovremmo fidarci di quello che dici? Ma è vero. Ho a cuore gli interessi di questo paese. Zitto, pezzente di un forestiero. Forza, chiudiamo questa questione. Oi, fermi.
chi sei? Gira voce di un gruppo di estremisti che sta uccidendo gli stranieri. Siete forse voi? E se fosse? Allora dovrò fermarvi. Poi rompiamo il culo a questi stronzi. Ottimo, lo straniero ha già ingannato uno di noi. Traditore, morirai anche tu. Già state. Non un piede nella fossa, non lo sapete, amici miei. Balla magica. Un ballo magico. Come parlo stasera, amore mio. Tiè. Trottola della Fenice. Te ti schianto così. Oh. Ma pure tu, va? Fatti appizzare un po'. Perfetto, sanguinario. Grado più divino. E si gode. Maledetto, che forza ha? A cosa porta ammazzare stranieri a questo modo? Cosa porta? In realtà ce ne sbastiamo perché non ci servono. È un'affermazione importante. Possiamo imparare molto dalle altre culture. E ciò potrebbe essere d'aiuto alle generazioni future del Giappone. Apri gli occhi, le uniche persone che aiuteranno il nostro paese sono i giapponesi e nessun altro. Se provi a metterci i bastoni tra le ruote, finirai sottoterra insieme al vecchio. Sappi che ti attaccheremo con tutte le nostre forze. Estremisti, è dir poco. Vi ringrazio. Figurati, stai bene? Sì, per merito tuo. Vi prego, chiamatemi Crick. Do lezioni di agricoltura qui vicino. Sono Saito. Mi scuso per il comportamento dei miei connazionali. L'agricoltura potrebbe servirci per casa? Maestro di agricoltura? Spero che ciò non vi farà cambiare idea su tutti noi. Che sciocchezza. Anche voi siete giapponesi e avete rischiato la vita per me. Perciò è impossibile che lo faccia. Non comprendo l'odio che provano per la gente. Eh sì sì, agricoltura. Eh sì, facciamo le coltivazioni a casa. I porri, ovviamente, si parla di porri, signor Twitch. Non comprendo l'odio che provano per la gente oltreoceano come me. Ma so che troveremo un punto d'incontro. Quando vedranno quanto tengo a questo luogo. Ne sono certo. In fondo, anche loro vogliono solo il meglio per il Giappone. Forse hai ragione. Eppure provo tristezza nel constatare che persino individui con uno stesso ideale non riescano a credere gli uni negli altri. Sì, vorrei solo che un giorno persone come loro e gente come me si troveranno d'accordo. Nulla mi raggregherebbe di più al mondo. È un pensiero nobile. Ma dovresti mettere in pericolo. Ma non dovresti metterti in pericolo a tal modo. Ti consiglio di evitare azioni sconsiderate ora in poi. Se li incontri di nuovo, scappa. In molti non sono disposti ad ascoltarti. Hai ragione, grazie, Saito. È un conforto sapere che ci siano anche persone come te nel mondo. Sayonara. Spero che Kix tenga lontano dai guai. Non lo so. Io dico che ce lo troviamo di nuovo in mezzo ai casini. Salve, bello, vorrei entrare. Io vi passare qui. È un gran peccato, come vedi questo ingresso è chiuso. Non c'è modo per passare. Forse sì. Tenci da passare qui, forse hanno la possibilità di farlo. Che intendi? Se a scambiare favori, sai. Un certo fastidio alla gola, è proprio secca e penso di bere qualcosa. Ok. Sai cosa fare, ok. Vuoi un sake? Questo qua però è un sake fortissimo.
torbido cotto fermentato è abbastanza forte, so che è più popolare. Questo qua va. Tieni alla salute. Ah, ottimo. Hai compreso come giri, rispettato da parte d'accordo, ovviamente. Abbiamo un passaggio segreto. Ok, eccoti, sano e salvo. Ti ringrazio di nuovo. Allora, adesso dobbiamo trovare il mercante di profumi. Qui che c'è? Spacciatore di armi. Oddio, spacciatore di armi vende pure i profumi, chissà. Tu? Scongiuro adesso qualcosa da mangiare, povero uomo. Aspetta, non mangio nulla tutta la settimana, accetto qualche cosa, per favore. Tutta settimana davanti si morire di fame. Diamo io un po' di cibo, dai, anche se secondo me è un imbroglio. Tiè, questi qua che li troviamo in giro per strada, tiè. Mangiati un mangio. Oh, grazie. Magari diventa amico. Che delizia, grazie mille. Voi signori siete un dio tra gli uomini. Un dio, eh? Sei proprio furbo tu. Non sono un mendicante, datemi tregua. Passo molto tempo all'ultimo pasto. E da un po' di gentilezza da parte di qualcuno, mi sento davvero fortunato. Un giorno vi ripagherò. Beh, magari prima procurati di mangiare. Prima preoccupati di come mangerai e risparmia i soldi per dopo. Mi pare giusto. Ad ogni modo, signore, grazie ancora. Ok, quindi abbiamo sbloccato questo nuovo tizio che possiamo aiutare. Ok. Piccolo aiutante di chi è? Ok, non fasa subito la quest. Vediamo se riusciamo a trovare. Oh, cagnolino. Che ti è successo? Sei ferita? Oh, cucciolino. Una brutta ferita però, serve aiuto. Deve offrire qualcosa di energia. Cosa facciamo? Una cura, ricarica di poco fervore e salute. Cioè, gli unguenti ce ne abbiamo di più, vai. Ti medico io. Medichiamolo. Cucciolino. Ci mettiamo in sesto. Dovrebbe andare meglio adesso. Kai. Come ti senti? Wow. All'inizio, non ne ho ancora bisogno. Tornerò di nuovo a vedere come stai, capito? Ok, un altro legame creato. Paradiso, qui che si mangia. Si mangia? Allora. Ma mi sa che qua si mangia proprio, quindi non ci interessa. Oddio. Questo significa che li abbiamo presi già quegli altri. Quindi proviamo tutto, dai. Così ci abbiamo completato il negozio. Non so se serve a qualcosa, però. Magari per completismo dobbiamo mangiare tutto e bere tutto da tutte le parti. Questo qua vogliamo buscare. Iare. Perfetto così. Acuto. Sanguinario. Un po' di legno duro. Un cannone? Qui? Chi sei tu? Guarda questo tizio. Immagino di poter chiedere spiegazioni a quell'uomo.
Scusi, buon uomo. Gran bella arma. Tu non ne sai niente? Ma certo, professore misterioso. L'ho costruita io artigianalmente. Artigianalmente, aspetta. E tu chi saresti? Sono uno studioso di tutto ciò che è carpenteria, orologeria e karakuri. Cos'è karakuri? Mi chiamo Shinbei. E oh, santo cielo, ho superato me stesso. Sto prendendo un cannone? Questo non è un normale cannone, ragazzo. Si dice che in questa epoca di artiglieria le forze del samurai ha conosciuto il suo triste epilogo. Io rispondo con un sonoro fesserie. Affilerò i samurai con il melacciaio con il mio cannone karakuri. Ok. Ah, davvero? Sai, ragazzo, mi farei equipaggiato di pettorali forti e di una schiena muscolosa. Potresti sopravvivere alla mia invenzione. Che ne dici? Saresti disposto a farti sparare? Io lo chiamo il mio addestramento al supercannone karakuri. Come funziona? Che ci spara e dobbiamo colpire, dobbiamo tagliare a metà la palla di l'esplosivo. Questa parte divertente devi provare per credere. Naturalmente è così pericoloso, oserei dire mortale, che non te l'ho mai dei volontari. Ti ricompenserò per la tua dash. Dai, proviamo. Senza neanche vedere cosa faccio. Vai, proviamo. Davvero, finalmente il mio esperimento saprà essere collaudato. Prendi la tua spada e vedi per quel punto. Ok. Siamo pronti a scoppiare, ragazzi. Let's go. Immaginavo. Fendente, apri fuoco. Dobbiamo tagliare tutte le palle, ragazzi. Voilà. Guarda là. Palla d'oro. Più punti. Ah, prova d'effetto li fai. No, ne ho persa una. Top. Ho persa solo una, vabbè. L'importante è che non ci siano effetti collaterali a vita, tipo un buco nello stomaco. Sai come condanna... come condanna a vivere fisso con la fame? Aspetta, ma è già così. Come l'ho detto. E beh. Allora, quindi... Ah, 10 colpi di 8 distrutti non schivati. Un record. Ok. Ah, valutazione oro ci piace in realtà, però potremmo arrivare al platino. Anf. Si è superato. Ok. Voglio provarci ancora. Conoscenza dei cannoni sta sbloccato. Puoi imparare abilità. Ok. Sì. Voglio aiutarti un sacco. Dobbiamo masterare il minigioco. Sai, ho anche preparato una procedura per chi vuole migliorare nell'uso delle armi da fuoco. Procedere con quel programma come prova. Ti pagherò di nuovo, ovviamente. Ok. Top. Finalmente un minigioco che ci ripaga e non dobbiamo pagare noi. Oh, va bene, se lo dici tu. Caccia i soldi. Troppo da sopportare, ma ricompensare vale la pena. Farò un altro tentativo quando avrò tempo. Adesso c'ho tempo. Ah, se non ho qui. Buona speech. Sì. Il gioco delle spade. Principiante, perché non ce n'è altro. A livello argento e ti un bel bottino. Guadagni il livello oro e il primo sarà ancora più bello. Ok. Ikuzu! Let's go. No, non l'ho tagliata questa. Ciao Marta, come stai?
Che si dice di bello, Marta? Qui tagliamo palle di cannone. Cazzo, ho fallito. Dobbiamo riprovarlo dopo. Io sto ancora studiando. Ancora, Marta. Oddio, avevi detto che avevi finito oggi pomeriggio. Questa arte ti sta proprio distruggendo oggi. Valutazione oro. Ok. Ok, pietra da machine. Ci vediamo alla prossima sfida, vai. Amico, io voglio fare il massimo. Ah, adesso c'è intermedio in realtà. Oddio, c'è intermedio, andiamo. Finito di segnare oggi pomeriggio. Ah, ok, c'avevi altro da fare, dovevi studiare dal libro, tipo. Ikuzo. Po. 14 palle rimanenti. Tagliamole tutte. Po. Ah, d'oro, vai. Let's go. Big punti, la palla d'oro. Ah, questa qua abbiamo cagato. Inizia a fare angolazioni sempre più strane questo tipo. Aia. Yes, palla d'oro. Aia, aia, tre palle, non so se riusciamo a prendere l'oro stavolta. Abbiamo perso uno. Ok, si gode, si gode. Valutazione oro. Studiare tutta l'arte greca e l'acropoli di Micene. Azz. Ma domani c'è qualche interrogazione o giusto per tenerti preparata? Stupendevole i tuoi sforzi nei miei esperimenti, ti stanno facendo guadagnare la gloria eterna. Ecco, godi acciaio prezioso. Ci vediamo alla prossima sfida. Vai, dai, esperto adesso mi hai. Una specie pronto per un nuovo tentativo. Vai, let's go. Avanzato, si gode. Sono un bel bottino. Ok, andiamo. Concentrazione suprema. Ok, questa qua era bella lenta. Se riusciamo a prendere quelle d'oro, già una grandissima cosa. Let's go. Quanto cazzo era veloce questa? Dio. Yes. Maggia. Ah. Sai, questa dobbiamo rifare. Questa d'ora l'abbiamo presa, top. Beh, almeno argento ce lo portiamo a casa, dai. Oh, troppo, madonna. Che non mi sto zitto. Ok. Argento presa. Per poco oro, mannaggia, se non ne mancavo una. Ce la facevamo. Nuovo record, vabbè, dobbiamo rifarlo. Arte mi interroga di sicuro. Ne ha già interrogati 16, domani ne interroga 4-7. Mamma mia, 4-7 persone in quante ore? Quante ore c'hai d'arte che tutte queste persone riescono a interrogare?
O fa giusto un paio di domande a persona. Così va, andrà bene per la tua vetrina delle coppe. Pepita d'oro. No, no, non ho capito niente. Devo per forza vincere l'avanzato oro, se no non sono contento. 2 ore. Vabbè, c'è tutto il tempo allora di distruggervi. Maledetto. Mamma mia. Giornata di interrogazioni è proprio pesante. Let's go. Prendiamole tutte. Non esageriamo, Mart. 2 ore per scocciarti al massimo, dai. Mannaggia a queste palle velocissime. Almeno quella d'oro abbiamo preso. Let's go. Voglio prendere questo cazzo di oro. Mannaggia a me. Posso riprovare, no? Devo per forza finire. Ok, aspettiamo, ci alleniamo. Vai, vai. Spara. Spara, Lello, spara. Lello Sensei. Yes. Yes. Altre 4. Non so se ce la facciamo. Fallito. Cazzo. Fallito per una palla. Ci siamo quasi, ragazzi. Tun 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 tun. Altra bevita d'oro. Ah, boh, ci dà comunque sempre il premio. Quindi top. Ci riempie di bevite d'oro se continuiamo così. Let's go. Ikuzu. Madonna, gioco cagato. Basta errori. Da come abbiamo visto prima posso permettermi soltanto 2 errori e uno già l'abbiamo fatto. Let's go. Lasciata un po'. Ok, finché prendiamo quelle d'oro bene, dovremmo farcela. Le altre basta che le prendiamo e non le missiamo. Let's go, ultima è d'oro. Ok, già ce l'abbiamo fatta, top. Che top, ragazzi. E si gode, e si gode. E si gode, dovremo cantare per 5 minuti, sono le 50. E continueremo a sparare, sempre di più, sempre di più. Sempre di più godiamoci questa pepita d'oro. Non ci è dato un premio diverso. Maledetto bastardo. E cambiamo arma. Proviamo con le pistole. Vediamo com'è, vediamo com'è. Andiamo di principiante.
Spariamo e vediamo come funzionerà. Tiro a piattello proprio, pam! Spara, spara di più, spara sempre più su. Va anche più veloce questo maledetto. Oh, spara, 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 abbiamo perso una. Bom, bom, bom. Ah, guarda un po' là, la palla che va. E abbiamo spaccato tutte le palle, abbiamo pigliato tranne due, vabbè, vabbè. Loro però abbiamo ottenuto e quindi si gode. Frammento perduto. Andiamo qui, scontro a fuoco. Intermedio sì, ci vuole poco per prendere quest'oro e iniziare a godere. La 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 la, no, quella d'oro è andata. Oh, 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 oh. Bam bam, spara di più. Bam bam, spara più su. Bam 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 bam, sempre di più. Bum 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 bum. E un 2, 3, 4, 5, 6, ma che schifo. Spara, 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 aspetta che arrivi. Ne manca 9. Possiamo ancora? No, per poco. Abbiamo perso un sacco di palle. Dobbiamo stare più attenti, concentrarti di più, concentrarti di più. Continuiamo con intermedio, guadagniamo la medaglia d'oro. Spariamo sempre di più, poco, sempre di più, più precisi di così, non saprei come sparare. Facciamo un bel unplay, po, 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 po. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Sempre meglio spariamo. E si va con questo ritmo, il ritmo dello sparo. E l'oro è nostro, e l'oro è nostro. Abbiamo vinto anche questa qui. Adesso ci manca l'avanzato. Sono i 54 sul mio orologio, non posso ancora smettere, non posso smettere con questo scontro a fuoco avanzato e sparere sempre più su. Ikuzo, ikuzo. Eccoci qua, un po' più veloce lo sparo di questo maledetto. Ci siamo, questo è lento, troppo lento che mi ha distratto. Più va lento, più è complesso. Ai ai ai, ci siamo distratti. Ai ai ai, mi sa che non riusciremo. Adesso sono i 55. Grazie Marta per la modalità canora. E adesso vediamo di concentrarci di più. Mannaggia, abbiamo perso un sacco di palle, 18 palle su 74. Let's go. Ok. Oh, ma c'è la Ime. Ciao cara Ime.
Hime-sama, sashiburi da na. Benvenuti a tutti, cari riders della Hime. Qui stiamo facendo un gioco divertente. Oggi abbiamo trovato questo nuovo minigioco. Dobbiamo sparare come a tiro a piattello a delle palle di cannone. Buonanotte Marta, grazie di essere passata. Un bacione. Dormi bene. Nel frattempo che noi spariamo al piattello. Come sta, Ime? Com'è andata? Com'è andata? Allora, aspetta un attimo qui che facciamo. E let's go, lo shoutoutino alla Ime, ragazzi. Andate tutti quanti a seguirla, mettetegli un followino per forza. L'Hime è troppo bella, troppo simpatica. E poi domani fai il mortedì, per forza. Si gode. Mi sono dimenticato di chiudere la live dopo aver piazzato la schermata ending. Come sta andando? Bene, bene. Adesso ti faccio vedere questo minigame interessante. Questo qua ci spara le palle di cannone, noi dobbiamo prenderle tipo tiro a piattello. Guarda là, guarda là. Oppo, oppo. Ne ho perse già tre. Let's go, let's go. Wee. Non lo so. Uno dei due. No, una l'abbiamo persa. Colpiamo le palle, colpiamo le palle. Top. Mannaggia. Let's go. Top, palla dorata presa. Let's go. Yes. Ci siamo quasi. L'oro è vicino. Quante altre palle dobbiamo prendere? Sì, il godo, ce l'abbiamo fatta, la potenza di Ime. Siamo riusciti a prendere questo oro. Super top. E si gode. Subarashi, signori. La gloria eterna abbiamo guadagnato. Ingranaggio pregiato. Se questo piccolo esperimento dovesse funzionare come previsto, nemmeno i colpi di cannone saranno sufficienti per abbattervi. A patto che impugnate la spada e la pistola. Nani? Davvero? Sono felice che tu sia qui. Tutti gli altri che hanno accettato la mia sfida sono morti. Incoraggiante, amico. E ora che vi siete temprati, per così dire, ho preparato due proiettili ancora più potenti. La palla della colomba e il missile della Fenice. Oh mio Dio. E a cosa servono? Meglio se lo vedi di persona. Spero che tu sia all'altezza del compito. Tirami con comprensione se riesci a resistere. Va bene. Sono sicuro che sia abbastanza forte per affrontare un cannone. Ma sicuramente è più in forma di prima. Siamo pronti, ragazzi. Questo ci spara. Proiettile della Fenice qua. Allora, salviamo un attimo perché questo qua ci va a finire che ci ammazza. Allora. Non penso perché è un minigioco, però. Non si sa mai cosa può. Allora, sei di nuovo qui. Buona speech, pronto? Un altro tentativo. Sì, gioco da spade. Bonus. Allora, se prima abbiamo tirato a piattello con le pistole, adesso vi farò vedere nuovi arrivati. Come si combatte invece con la spada. Nel punteggio argento superiore riceverà la ricompensa. Andiamo. Adesso dobbiamo praticamente tagliare a metà le palle di cannone che questo ci lancia. Che cazzo? Che cazzo? Ma questo è pazzo? Ma che significa? Gli uccellini? Madonna, questo è pazzo, impazzito. Queste qua sono le palle speciali che hai fatto, maledetto. Questa qua è quella della Fenice, non lo so. Che c'ha l'uccellino disegnato sopra. Mi sa di sì. Vabbè, ingrippa un sacco. No, abbiamo fallitissimo, dobbiamo riprovarlo. Madonna. Let's go. Argento, per favore. Qua ci ha messo mezz'ora per arrivare.
Ma che infame. Infamissime ste valle. Argento, non sono soddisfatto, amico. Così si fa, andrà bene. Potremmo tirare le coppe. No, non andrà bene. Frammenti di platino. Beh, nel frattempo comunque ci facciamo un sacco di strumenti interessanti. Let's go. Adesso concentrazione massima, che gli uccellini mi hanno spiazzato. Uai. Mannaggia. Vabbè, 100 punti l'ho fatto. Let's go. Let's go. Signor Dark, io abbandono che domani si inizia presto. Sempre un piacere passare a salutare. Buon proseguimento. Sempre un piacere mio quando ti leggo in chat, team. Un bacione, un abbraccione. Buonanotte, sogni d'oro. A presto. Intanto qui colpiamo questi maledetti uccelli, ragazzi. Arriviamo al rango oro anche qui. Let's go. Dio, uccellino maledetto, che cazzo di giro fai? Guarda là. Mannaggia, non riesco a tagliare a metà. E guarda questo. Ma questo qua non l'ho capito ancora. Troppo veloce. Let's go. Mannaggia. Niente. Mi ha fatto schifo di nuovo. Anzi, più schifo, mi sa. Sì, un sacco più schifo, direi. Ah, oh, mannaggia, mannaggia. Abbiamo 10 colpi che dobbiamo prendere. E mi sa che dobbiamo prendere almeno 8. Sono uno spreco tremendo. Pettina e bando. Ma così mi prendo questo qua? Mi do una testata. Let's go. Bonus. Dobbiamo riuscirci, ragazzi. Obiettivo assoluto della serata, riuscirci. Dio. 100 punti alla volta, non andiamo a nessuna parte. Ok. Ce la fa giusto l'argento qua, mi sa. Per poco, ce ne voleva un'altra presa bene. Ce la potevamo fare. Vabbè, nel frattempo ci farmiamo i frammenti di platino. Let's go, let's go, let's go. Spacchiamolo. Prendiamoci un po' di cioccolata per darci la carica. Yes. Yes. Quello è troppo veloce. No, troppo. Naggia Cristo. Guarda tu. Eravamo andati così bene. Nuovo record, sì, però sti cazzi, nuovo record. Ci mancava un altro peso bene. Facciamo loro. Let's go. Let's go, let's go. Concentrazione massima. Yes.
Sì, ce l'abbiamo fatta. Let's go. Un record, valutazione oro e si gode. Ok, adesso si va allo scontro a fuoco bonus. Bonus, vai. Godiamo. Pronti al godo massimo. Fa arrivare in paradiso questo, però. Vorrei parlare, ma abbiamo quasi fatto perfetto, eh? Abbiamo preso quasi tutti. Yes! Abbiamo proprio presi tutti. E uno però l'abbiamo leggermente missato. Che top. Abbiamo spaccato. Si gode. Godo massimo. Tenuto parte meccanica. Ok. Ok, bro, io ho preso tutto. Ho fatto tutto al top. Ma si attaccano risse a buffo in Yakuza? Che meraviglia. Sì. In giro per la strada trovi sempre gente che vuole picchiarti. E quindi. Capita. Sei sempre lì a picchiare gente o a mangiare roba, mamma mia, quando vai a mangiare che ti fa vedere tutti quegli sprite del cibo proprio fotografato, spettacolo. Sono le distruzioni per le canone che vogliono versi delle palle normali valgono 200 punti mentre quelli che di grandi ne valgono 400. Ok, eh no, abbiamo fatto tutto al top, bro. Niente, non mi dai nient'altro. Vabbè, quindi sei per farmare i materiali adesso. Ok. Questo però posso salire. Mi sono mai salito. Che ci sta? Sono altri mercanti. Sembra una sorta di dojo. Ah, ma questo qua è il nostro amico. Che cazzo ci fai qui? Quello è Crick. Come mai è qui da solo? Mi si è attaccato di nuovo. Ehi, Crick. Oi. Tutto bene? Oh, Saito. Non trovate che il tempo sia fantastico? Come sai parlarmi del tempo? Già rischio di essere ucciso dal camion Giugi. Perché vaghi per la città? Pensavo di incontrarli di nuovo. È impazzito. Gli direi che tengo a questo paese. Insomma, che mi riapriranno con le giuste parole. Riesco a sapere che persone come me vengono ad aiutare questa nazione, prendono la vita per colpa di sterili diatribe. Che discorso toccante. Pezzente di uno straniero. Se tieni al nostro paese, torna dove sei venuto. Hai sentito, forestiero? È una scelta. Puoi scappare nella tua terra natia o morire. Ah, questo è il capo. Vi prego, ascoltatemi. Voglio solo aiutare il vostro paese, il Giappone. È compreso cosa ho detto? Ne ho abbastanza delle tue charle. Tu lo sai bene, vero? Sai bene come questi stranieri ignobili hanno violato il nostro paese. Vantaggi reciproci per il Giappone. Ecco cosa hanno detto, ma pensavano solo a se stessi. Il valore dell'oro e dell'argento in Giappone è assai diverso da quello degli altri paesi. Appena l'hanno notato, hanno rubato le nostre risorse per spedirle alla loro madrepatria. Gran parte dell'oro giapponese è ormai oltreoceano. Così ero...
Ora fondono Coban e argento. Ma il valore non è paragonabile. Nel frattempo, il costo della vita si è alzato. Sai quante persone hanno sofferto per le vostre azioni? Tu ci sorridi e ti comporti con fare amichevole, ma sei un ipocrita. Gli stranieri come te pensano solo a se stessi. Non siamo tutti come ci descrivi. È vero, vi sono molti manipolatori tra di noi, ma non tutti gli stranieri. Sta zitto. Ti ho dato una scelta e hai deciso il tuo destino. È giunta la tua ora. Stai indietro, Crick. Saito, mi dispiace. Oh, tieni molto a sembrare un eroe, eh? Riflettendoci, però tu sei un bersaglio da assassinare. Direi che che porteremo a termine due lavori. Iare, iare. Spacchiamoli. Let's go. Il capo non c'ha neanche la vita da boss. Sei un merdone come tutti gli altri, se dì la verità. Let's go, let's go. Trottola della morte. Aiaia. Let's go. E uno. Ed ecco qua. Andata. Pa. Iare, iare. Oh, virtù, un sacco di virtù ci ha dato. Maledizione, perché? Perché un uomo forte come te prende parte di uno straniero? Non l'ho protetto perché è uno straniero, ma perché ha ragione. Quest'uomo voleva solo parlarti di quanto tiene al tuo paese. Voleva solo che lo capissi. Non essere così ingenuo. Sono solo belle parole per ingannarci. Credi che un uomo che dica solo belle parole metterebbe a proprio repentaglio la vita? Ho incontrato molta gente in vita mia. Non sono in molti coloro che sono disposti a tutto per questo paese, anche tra i giapponesi. Non credi che sia meschino uccidere un uomo solo perché non è tuo connazionale? Saito. Oh, eccovi, professor Crick. Oh, Otani. Vi ho cercato dappertutto. La pietieris che ho pietato l'altro giorno non è avvizzita. Oh, è meraviglioso. I contadini sono entusiasti. Alcuni erano già pronti a gettare la spugna, ma non più. Oh, mi dispiace. Vi ho interrotto. No. Figurati. È una notizia davvero... è un'ottima notizia davvero. Cosa dovremmo farne di loro? Ehi, vecchio. Oggi ti lascerò andare. Cosa? Nani? Ma troveremo senza maschera prima o poi. Guardati le spalle. Certamente. Uscirò. Bene, andiamocene. Va bene. Forse hanno compreso ciò che ho detto. Difficile a dirsi. È arduo trovare terreno fertile con i propri connazionali. Figurarsi con gli stranieri. Il cambiamento avviene difficilmente. E deve verificarsi prima a livello fondamentale. Da tutto per il meglio.
Servono anche popoli diversi, ma in fondo siamo pur sempre esseri umani. Ritengo che siamo in grado di aiutarci a vicenda. Come voi avete fatto con me. Lo spero. Sono Joji. GG. Ok, allora vediamo qua sopra se c'è altro. Qualcuno con cui interagire. Questi due, penso. Stanno qui in piedi, succederà qualcosa. Cosa? Ma chi è questo in mutande? Sta con un kimono, ma in mutande sotto. Non è che il venditore di profumo là. Il mercante che vende essenze profumate, ok. Oi oi oi, sei tu? Vorrei parlarti. Mi hai trovato, ma non prenderai mai. Credo che ti stia scambiando per qualcun altro. Sto cercando di comprare qualcosa da te. Col cavolo, non se ti uccido prima, cos? Impazzito. Fumo fastidioso. Ma perché vuoi morire? Guarda un po', uno vuole acquistare e questo qua ci attacca. Mi sembra il caso però. Non ti faccio neanche alzare la terra. Let's go. Dannazione, sono davvero nella merda stavolta. Mi hanno messo nei guai, mi hanno messo nei guai, calma. Sono qui per co comprare delle cose, non sei in arresto. Ah? Quindi devi comprare qualcosa? Esatto. Stronzo, te l'ho detto pure. Mi dispiace, quella faccia mi ha messo paura. Beh, in genere non faccio affari con gli sconosciuti. Prefiero perdonare per il torto, aprire il negozio. Naruto, grazie. Cosa posso fare per te? Ho sentito parlare dell'essenza profumata che rende irresistibile agli occhi degli uomini. Ce l'hai? Sì, ce l'ho. La vuoi? Eppure sei già un bel ragazzone. Per qualcun altro. Va bene, se lo dici tu. Eccola qua. Si chiama Essenza. Dovrebbe far impazzire gli uomini in qualche modo. Quanto costa? Cioè, Dio, per lasciare risparmiare tutta la faccenda, te la regalo. Onestamente non so nemmeno quanto funzioni bene. Davvero, suppongo che sia difficile credere che una bottiglia d'acqua ti renda attraente agli uomini. Se non mi credi, prova prima, senti. Oh, questa ragazza è sensuale. Però non mi sembra una pozione d'amore. Ho promesso a una persona che avrei portato, grazie. Cos'è? Non va. Tu. Sono diventato bellissimo perché mi ha buttato addosso. Ti amo. Ti amo. Cos? Ma che diavolo? Ti amo, ti amo. Do fino in capo al mondo per te. Effetti quell'essenza? Cavolo, funziona davvero. Ehi, perché non andiamo in un posto tranquillo? Solo io e te. E sì, mi ha imbarazzato. Posso venire a sentire battere il suo cuore? No, ragazzi, state vedendo che sta succedendo qui. Io ti amo, diamoci dentro. È impazzito. Non posso combattere mentre sta così. Devo andare via da qui. Ci si vede? È impazzito, ragazzi. No, aspetta! Ma che meraviglia! Sto morendo. Oh mio Dio, dobbiamo scappare! Oddio, dobbiamo scappare! Dove cazzo scappo? Di qua. Ok. Run, run! Oh mio Dio, ci insegue per tutta la città, non ci credo.
Dovrei essermene liberato, ok. Ma afferriamolo che sia prima. No, in realtà praticamente ha detto non voglio combatterlo in queste condizioni e quindi dobbiamo scappare per forza. Che l'abbiamo seminato, dai. Dovrebbe essere tutto tranquillo finché non torniamo. Non arriviamo dalla signora. Oh no! Che cazzo? No, no, ce la siamo trovati di faccia, ma che succede? Come cazzo ha fatto ad arrivare qui? Ok, dai, siamo arrivati alla signora praticamente. Oh, madonna, non sperdiamoci qui sopra. Distanza per essere al sicuro qui. Hai vinto. Top. Ci siamo scansati l'inseguitore pazzo. Pazzo e arrapato, direi. Fiu. Ci ho fatto scappare. Scusami. Com'è andata comunque Ambukogai? Sei riuscita a comprare quel profumo? Sì, ce l'ho qui. Ma fa davvero impazzire la gente, signor. Stai attento. Grazie, per me questa è una svolta e gli uomini mi guarderanno davvero. Non guarderanno soltanto, quindi fa attenzione, la relazione potrebbe superare le tue aspettative. Certo. Quindi è di questo che è capace l'essenza. Se la voce si diffonde, la situazione potrebbe peggiorare molto rapidamente. Che menzione assurda. Acqua profumata. Chi è questo in canottiera? Secondo me è qualche missione pure lui. Corriere senza bussola. Ma che parte era? Qualcosa non va. Scusami, che mi sa di raggiungere il 10 Bangai di Fushimi? Devo fare una consegna. È di lì. È dritto oltre Teradaya. Poi gira a destra nella zona commerciale. Lo troverai subito. Più che relazioni direi erezioni. Esatto. Infatti la signora deve stare molto attenta perché mi sa che va a finire proprio male o qualcosa. Oh, ora è già così vicino. Grazie. Grazie samurai. Ciao signor corriere. Corriere perché corre? Mi aspetta per dare indicazioni al corriere. Beh, non è lontano, c'è la parata qui. Sicuramente si sarà perso. E tu invece? Ah, tu mi porti a Mokurogai, ok. Allora, vediamo un attimo se il maestro ha qualche missione per noi. Se possiamo imparare qualche nuova tecnica. Che ha detto dopo tre combattimenti, penso che abbiamo abbondantemente fatti. Sì, voglio imparare, grazie. Magnifico, iniziamo. Let's go. Contro certi potenti avversari saranno volte in cui verrà gettato per terra, tuttavia, stendersi per prendere fiato non farà altro che dare ai vostri avversari la possibilità di finirvi. Per prenotare l'evento vi insegno la tecnica riflessi felini. Vi permetterei di mettere subito in piedi dopo una caduta. Ok, ordine di messa in attaccare, ok. Sei pronto? Andiamo. Hajime! Ehi, guarda i martelloni che c'hanno. Allora, appena prima di toccare terra, premix, ok, quindi mi devono buttare a terra fondamentalmente. E ho fallito, ok. Ah, ho fallito.
Ok, perfetto. Let's go. Prodigio, basta così. Ok. Dovreste mai trovarvi disteso con un nemico sopra di voi. E solo bene a mente. Però è tutto, tornate qui quando sentite pronto. Ok, dimmi un po'. 5 incontri. Ok, vabbè, ci vuole tempo, maestro. Ci vediamo tra un po'. Allora. Allora, sono le 11 e mezza, quindi direi che possiamo avanzare un pochino con la quest principale, per vedere a cosa ci porta. Andiamo un attimo al tempio qui. Qui ci sono un oggettino. C'è qualcosa a terra, biglietto della lotteria. Dovremmo andare pure alla lotteria prima o poi. Noi siamo passati, sono stato stupido a non entrarci. Allora, voglio vedere un attimo se possiamo prendere qualcosa di decente con le virtù. Abbiamo 5.000. Scatto potenziato non ancora. Oddio, 5.000, capacità inventario e si vola. Si vola così. Sti cazzi. Let's go. Ok, oggettino. Criniera di cavallo, top. Rovistatore al 50 quasi. Ok. Ah, c'è una missione secondaria qui. Ah, di nuovo il corriere. Come faccio adesso? Come sono finito di nuovo qui? Si è perso il corriere. Perso di nuovo. Ehi, bro. Come ti sei perso? Non ci credo. Ehi, che sta succedendo? Sei quel samurai gentile di prima. Ci sei arrivato ai cibani Fushimi? Sob. Mi sa di no. No, cambia un sacco. Bisogna sempre ritrovarmi qui. Com'è possibile direttamente dietro l'angolo? Ho sempre avuto un pessimo pezzo del senso dell'orientamento. Guarda un tu. Perché scelto di fare il corriere? Sempre lavorato con mio padre. Mi ha aiutato, ma l'altro giorno è crollato. Ah. Mannaggia, mannaggia. Così ora sei per conto tuo? Sì, e per non farlo preoccupare ho bisogno di dimostrare che posso farcela da solo. Troppo imbarazzante aver contato su di lui tutto questo tempo. Posso capirlo. Cioè, questa sia una buona occasione per te per dimostrare che sto fai. Scusa, potresti ripetermi tutto? Come ci arrivo al Cipone Fushimi? Sì, prima cosa, prosegui dritto fino al Terradaia. Quando l'hai superato, guarda sulla tua destra e cerca una zona commerciale. Abbastanza semplice, forse. Certo, non ce l'hai fatta prima, sicuramente non ce la farei neanche adesso, immagino. Ok. Corriere che si perde senza sempre la bussola. È un bene che non si arrenda, credo. Spero che se la cavi. Immagino che ce lo ritroveremo qui. Il nostro amico pescatore, invece. Maido, Otos. Ah no, stava partita la missione principale, mi sa. Guarda che sei il famoso capitano della terza compagnia. Come ci risparge presto, Arruolato e subito fatta la scalata, praticamente. Quanti devo dare? Ah, te lo do subito. Ore della compagnia. Ah, asagiro no are ya ne. Bruciero del capitano. Onnara, take naosto ite ageru sakkai. Kashite. Warui na. Ki ni sen toite. Odai wa chanto itadakimasu sakkai. Oryo-chan. Hai.
Non è convintissimo. おりょうちゃん。嫌です。いや、おりょうちゃん。なんで私が人斬りの袖なんか直さなあかんの。人斬りってはじめさんやないの。そんなん関係ない。 Per lei la scienza in gumi sono soltanto un branco di assassini. Orio. Ci è rimasta male. Suo padre fu ucciso un ufficiale. Ah. そうなのか。親御さん、勤皇派の活動家やったらしくてな。それで人斬りってものに敏感になってもうたみたい。まして好きな人が人斬りになるのは耐えられんかったみたいよ。好き？お量が俺をか。いや、気づいてへんの？ あ、憎い男やね。お寮ちゃんも厄介なに惚れてもうたわ。あの子の様子見たらわかるやろ。いや、俺にはそうは思えない。こりゃほんまなんだ。ドルインジェイン。さ、お寮ちゃんを探してきておくれやす。泣かせた女を追いかけるんは男の役目どせ。 そう言っても一体どこに。鴨川とかちゃう。一人になりたい時は静かに川でも眺めたくなるもんやろ。鴨川か。まあ、行ってみる。Diamo una mossa. Andiamo dalla piccola Orio che vuole un po' di pesce in tutto questo. Allora, amico pescatore, tu tappa su tua moglie. Concentrati, concentrati. Come va? Abboccano oggi? No, zero. Oh, bene. Grazie a te, mia moglie mi ha detto che posso continuare a pescare. Sono felice per te, ma non ho mai pescato un cazzo, amico. Mi hai aiutato sul serio. Sto ancora cercando di pescare qualcuno e portarlo da portare a casa per mia moglie, sai. Ma non è sempre così facile. Da quanto tempo sei un pescatore esattamente? Direi 5 anni più o meno. 5 anni di nulla facenza, perché non hai mai pescato niente. 5, perché a 5 anni non hai mai preso un solo pesce. È imbarazzante, lo so. Ma non ti suona un po' strano che non hai mai preso un bel niente? Forse c'è qualcosa che non va. Forse mi manca il talento. Pensiamo oltre il talento. Cosa usi come esca? Cos'è un'esca? Ecco. Sì, per il pesce. I cipollotti. Abbiamo appena scoperto il tuo problema. Eh? Tempo fa una zia mi disse che i cipollotti sono la base di ogni dieta. Così l'ho usata anche per i pesci. Questo qua è stupido proprio. Quello che mi ha preso in giro. No, non credo. Posso insegnarti a pescare. Oh, certo. Capito. Dunque, gamberetti e calamari con i cipollotti, eh? Devi usare il cibo per pesci. Non riesco neanche a immaginare come tu non l'abbia capito prima. 5 anni, ragazzi. Questi 5 anni veniva a pescare tutti i giorni e non ho mai preso un cazzo. Mi fidavo di quel vecchio da nazione. Che bugiardo. Rivolgi i miei 5 anni. Caso perso. Oh, mi sa che ha boccato qualcosa. Oh, hai ragione.
Ciao a tutti al PC, sposta a letto. Come sta andando? Bene, bene. Abbiamo fatto un po' di missioni secondarie. Mo' il nostro amico pescatore ci ha appena rilevato che sono 5 anni che fa il pescatore e non ha mai preso un pesce perché un vecchio aveva detto che i cipollotti erano la base di ogni dieta e quindi lui li stava usando come esca per il pesce. Noi abbiamo detto che deve usare altro e quindi forse mo' ha boccato per la prima volta un pesce. Hai ragione, la canna si muove, che devo fare? Tirala su. Tirala su? Ma cosa? E tu saresti un pescatore, prima cosa tira sulla canna, e poi. Guarda un po'. Ne ho preso uno dopo tutto questo tempo, non mi era mai successo, che felicità. Mi sorprende che tu abbia pescato con cipollotti negli ultimi 5 anni. Grazie a te continuerai a pescare e ci riuscirò da solo. Mia moglie sarà entusiasta di tutti i pasti che ci aspettano. Mi sento già al settimo cielo. Ne sono felice. Però potresti voler imparare di più sulla pesca d'ora in poi. Sì, assolutamente. Non mi fai più ingannare dai trucchetti di un vecchio bugiardo, quell'imbroglione. Non credo proprio che volessi ingannarti. Beh, in ogni caso, finalmente conosco le emozioni di prendere un pesce. Legame completato, top. Mi sento di dire che adoro sempre di più la pesca. Grazie infinite. Prendiamo l'oggettino. Seta grezza, top. Allora, adesso dobbiamo andare da Orio. Ma dove cazzo sta? Madonna, ma sta laggiù davvero. Mi faccio il giro del mondo per arrivare da Orio. Allora, potremmo prendere però il coso qui che non abbiamo mai preso, il taxi tra virgolette. Che sta succedendo qua? Ah, niente. Niente con cui possiamo interagire. Let's go. Allora, andiamo a prendere il taxi tra tante virgolette. Così lo proviamo pure, che non l'ho mai preso. Eccolo qua. Salve. Palanchino. Un giretto sul palanchino. Si prende il bus, si prende il palanchino. Ciao Happy, come stai, caro? Allora, che dobbiamo andare dalla nostra amata. Cioè, abbiamo appena scoperto vista questa tizia che a cui piacciamo e noi non capiamo un cazzo. Perché il personaggio non comprende quando si vede lontano un miglio che quella ce lo vuole. Bene, bene, grazie, top, top. Che hai fatto di bello oggi? A parte il bus, che appunto mi prude, ti prude il bus. Il palanchino, dobbiamo stordire qualcuno. No, ci portano in giro, ci sono questi tizi. Cambio forte ogni giorno, il servizio affidabile, ancora di voi, ok. Ah, aumentiamo pure il legame con loro. E sono questi tizi che ti mettono sul palanchino e ti portano in giro per la città. Da dove è uscita quest'altra? Ehi, gentile samurai. Forse sta dicendo a me? Scusate se per il disturbo, ma non avete visto un borsello a queste parti? Hai perso il borsello. Ah, comunque, Happy, ti devo dire una notizia sconvolgente. Abbiamo trovato un minigioco, il minigioco del bordello, e oggi pomeriggio siamo riusciti anche a finirlo. Abbiamo scopato, Happy. Top. Scopato in live, altissimo livello. La geisha ha goduto un sacco. Hai perso il borsello? Sì. È piccolo, è verde e brillante. Non dice niente. No, mi spiace. Uff, lo immaginavo. Mi sa che dovremmo rinunciare ai nostri contorni questa settimana. E la live è ancora sua, assurdo. Sì, no, conta che che non si vede niente, si vede soltanto un po' di scollatura della tizia. Che prima devi bere una gara di bevuta a chi beve più sake. La seconda invece è una gara di sasso, carta e forbici e chi vince spoglia l'altro. E la terza invece praticamente lo fanno ed è una sorta di Space Invaders particolare.
Dovrebbe esserci qualche clip. Ho visto porno molto simili. C'è tutti i tuoi soldi? Purtroppo sì, ce l'ho, sono sempre distratta. Ero quasi arrivata dal fruttivendolo quando mi sono accorta di non averlo più. I miei saranno dispiaciuti per quando lo scopriranno. Erano tanti soldi? Beh, un po'. Quanto bastava per contorni di settimana. Ma ciò che mi preoccupa di più di tutto è mio marito, che non verrà pagato per un bel po'. Non so per quanto tempo ci vorrà. Mi spiace. Non vorrei mai stare così a lungo senza soldi. Non lo so, è che ci farà bene mangiare solo carne e riso? Se qualcuno potesse aiutarci. Ma chi è che regala verdure di questi tempi? Uff, non sapevo che fare, le strette. Va bene. Se vuoi un campo intero, te ne posso dare un po'. Cosa? Davvero? Sì. Quindi quello che avanza. Ok, grazie mille, scusami per la scocciatura. Diamo un po' di verdura alla tizia. Allora, questi qua ne dovremmo avere un sacco. Che li coltiviamo. Grazie signore. Nel frattempo tenete per voi. Cosa mi stai dando? Pillola della vitalità. Potete incontrare i vendetti. Voglio vedere cosa avete per me. Oh, oh, oh. Ok, donna distratta. Abbiamo una nuova persona con cui stringere legami. Ok, però non possiamo dargliene altre. Se no gli davamo tutte le verdure ed era fatta. Easy. E invece. Allora. Dobbiamo. Tu c'hai qualche missione bislacca, no? Ok. Let's go. Dobbiamo andare al ponte dalla nostra cara Orio. No, questi vogliono buscare. Questi vogliono buscare, vogliono le botte. Che hai mangiato di buono, Happy, stasera? Ah, ma noi siamo a cazzotti. Ma io ti schiatto questi in faccia, tieni. Così, guardate, ragazzi. Bam! Che godo. Non c'ho qualche altra cosa che posso prendere per romperglielo in faccia. No. E vabbè, danza folle. Let's go. Let's go. Facciamo un po' il pistolero. Oh, sei riuscito anche ad avvicinarti. Spar, spar, spar. Ok. Perfetto. Allora, in realtà siamo un po' bassi di vita, quindi direi mangiamo un po' di soba. Allora, sì, questa qua vai. Fujisoba. Dai un po' di Fujisoba. Umai, umai. Allora. No, anche voi volete buscare. Perché tutti quanti a me? Sta gente vuole essere picchiata per forza. Guerrieri. Tiè. Voglio chiamarti un sedilino in faccia a te. Ho mangiato. Ah, mi sono distratto con la mossa. Ho mangiato carne al pepe e torta salata. Toppa. Toppa proprio. Allora, prendiamo così. Spacchiamo le sedie in faccia. Aia. Fatti spaccare le sedie in faccia. Vaffanculo. Ed è rotto il cazzo tutti e due come state. Ma vi spacco. Let's go. Combo meraviglioso. Acuto. Let's go. Allora, oggettini, una perla, martello di bronzo. Oh no, altri.
Ma tutti quanti vogliono morire oggi. Briganti. Poi sembra il caso. Tre pezzenti che siete, venire a combattere contro di me. Davvero tre pezzenti erano questi, ragazzi. Ok. Granaggio usurato. Pelle pregiata. Allora, Orio sta lì. Salviamo un attimo e poi andiamo a parlarle. Vediamo un po' se c'è qualche feels. C'è un po' il cuore spezzato perché siamo entrati nella Shinsengumi e gli uomini del governo hanno ucciso il padre, e quindi ce l'ha un po' con noi, ci è rimasta male. Orio. Non ti posso dire che sto cercando di uccidere tutti i capi della Shinsengumi. Mi scoprì che ha ucciso mio padre. それが新選組に入ったのはある人を探すためなんだ。人探しか。俺はそいつをどうしても見つけなくちゃならない。それには新選組に入るしかなかった。俺が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 新選組に入るしかなかった。
お前の親さんが生き返るわけじゃないがな。でも私みたいな目に遭う人は減るかもしれん。ああ、そうなるといいと思ってる。さあ、もう店に帰れ。女将も心配してた。 Niente, ha scoperto che le piaci, non dice, mi dici niente. Butta io un po' di pesce, mannaggia. Rioma, Rioma. Ora dovrei tornare al Terradaia. Dovromolo. Tocca tornare. Allora, non abbiamo nessuna secondaria in mappa, quindi direi. Ah, ce l'abbiamo invece, proprio fuori dal Terradaia. Allora, direi di andare a prendere di nuovo il palanchino. Così subito facciamo la... Ok,
Non posso stare qui a guardare questi soprusi. Come si permettono? Picchiamoli. Come si permettono? Lasciate in pace questa povera donna. E si gode. Morti subito. Forza, forza, che dobbiamo andare al palanchino. Allora, direi che prendiamo il palanchino. Ah, aspetta, la donna delle verdure posso... No, no, gli stronzi. Mi hanno attaccato. Dovevo parlare soltanto con la donna delle verdure, ragazzi. Che mi attaccate a fare? Muri male, tiè. Lo scioccavo. Ma ti cagate sotto qua. Che cazzo mi attaccate a fare se vi cagate sotto? Let's go. Sanguinario. E si gode. Allora, signora delle verdure. Ok, no, stai ancora pensando a prima. Ma quello invece è il dojo delle spade. Il dojo delle spade. Il dojo delle spade. Vediamo se ci sta qualcuno. Se ci sta qualcuno, allora stacchiamo qui. Ok, c'è il maestro. Perfetto. Ci fermiamo qui, così domani iniziamo con l'allenamento. Salviamo. E andiamo a fare un raidino, ragazzi. Vediamo un po' chi c'è in live. E facciamo sto raidino. Let's go, let's go. Vediamo un po', chi ci sta, C'è il filosofo. C'è il filosofo. Andiamo a filosofeggiare un po'. Allora. Bella gente, grazie mille per essere passati, per essere restati, per chi c'è ancora, un bacione a tutti, ci vediamo domani, sempre alle 6 del pomeriggio. No! Il filosofo ci ha fottuti, ci ha proprio fottuti, ragazzi, e noi che stavamo per fare il raid al filosofo, il filosofo arriva qui. Ma guardalo, questo filosofo che ci ruba il raid. Guardalo un po', Facciamogli uno shout out al nostro filosofo. Grande Miki che ci fa lo shoutoutino. Beh, sincronizzati. Sincronizzati male. Sei arrivato prima di me, mannaggia. E a questo punto allora potremmo andare dallo Giuto. Giuto su Twitch, andiamo da Giuto. Speriamo che non sta staccando anche lui. Raid Giuto su Twitch. Grazie mille Marco per il raid. Un bacione, ti mando da Giuto anche a te. E stiamo staccando. Com'è andato il Gold of War? A che sei arrivato al Gold of War? Che stavi godendo al top? Dimmi a che sei arrivato. Nel frattempo qui parte il raid. Raid creato. Posso anche cliccare. Ma che godo. Sono arrivato che stavo per piangere. Top. Allora sei arrivato nel godo supremo. Stai per piangere. Beh. Ah, cazzo se là ci sono i lacrimoni. Cazzo, Brock. Mamma mia. Capisco. Bene, ragazzi. Vi saluto. Buonanotte, sogni d'oro. Ci vediamo domani pomeriggio alle 6, come al solito, e continuiamo la nostra Like a Dragon Week con Isshin. Vi aspetto. Buonanotte e sogni d'oro, ragazzi. Andiamo da Giuto e scrivete tutti quanti Like a Dragon. Forza.
come un drago, lo andiamo a salutare. Let's go. Buonanotte.